Quando si parla di idealismo, inevitabilmente si pensa ad Hegel, eppure Hegel è il filosofo che ha fatto della storia degli uomini, delle loro azioni, ne ha fatto una scienza. Possiamo provare ad introdurre il pensiero di Hegel a partire dalla sua concezione della storia? Indubbiamente la filosofia della storia di Hegel è stata quella parte del sistema che più ha contribuito a rendere note le idee hegeliane a molta gente. E si può dire che anche oggi è probabilmente il libro più letto di Hegel, perché è anche il libro più facile. E da una parte si può avere dei dubbi se l'approccio più intelligente alla filosofia di Hegel, a partire dalla filosofia della storia, proprio perché la filosofia di Hegel come idealismo ha alti livelli di fondativi e questi livelli fondativi non si riscontrano nella filosofia della storia. D'altra parte, è sicuramente così che per Hegel lo sviluppo dell'assoluto, come viene analizzato nella base del sistema hegeliano nella logica, che lo sviluppo dell'assoluto culmina nel processo storico dello spirito umano. E perciò si può dire che la filosofia della storia ha una parte decisiva nell'ambito del sistema hegeliano, perché lo scopo ultimo dello sviluppo del mondo è la realizzazione dell'idea della libertà nel processo storico. Vi è una frase di Hegel che è posta alla prefazione, a premessa dei lineamenti della filosofia del diritto, che è uno dei suoi capolavori, che dice: tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale. Ed è una frase che, sebbene nota, non è di facile interpretazione. Può provare a spiegarla. Sì, prima di tutto credo che lei l'ha citata in maniera sbagliata, perché la frase dice tutto ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale, cioè Hegel parte dalla razionalità, non dalla realtà. E Hegel non è per niente un positivista del potere che dice il fatto, la datità come tale è qualcosa di razionale. Parte invece dalla ragione, che è fondata in se stessa, il criterio della validità della quale non scaturisce dalla fatticità empirica. Parte dalla ragione, ma arriva al risultato che la ragione, necessariamente nell'ambito del processo storico, debba realizzarsi. Anche la parola realtà è una traduzione non felice del tedesco wirklich. Realtà in italiano viene da res, da cosa, cioè l'associazione di un concetto statico. In Hegel, Wirklichkeit, realtà viene da wirken, da operare, da essere effettivi. Infatti, Wirklichkeit è stata tradotta in una vecchia traduzione del secolo scorso sempre con effettualità, una brutta parola italiana, ma sicuramente più vicina a realtà. A Wirklichkeit, che realtà, in quanto c'è questo momento attivo. Quindi, dovendo spiegare questa frase, che cosa vuol dire che tutto ciò che è razionale è reale? Cioè che tutto Vuol ciò dire che... che il razionale ha la forza, nell'ambito della realtà, di operare e di essere efficiente e di determinare lo sviluppo storico. E il contrario vuol dire che tutto ciò che è razionale, tutto ciò che è reale è razionale, vuol dire che non esistono forme di irrazionalità nella realtà? No, questo sicuramente non vuole dire, bisogna anche vedere cosa Hegel intende con realtà. Per Hegel questa cosa qui, per esempio, non è reale. Reale per Hegel è una forma di presenza nel mondo che ha un elevato grado di necessità, mentre il contingente, il meramente possibile, che c'è, ma può anche non esserci, magari non ci sarà fra 10 anni, da Hegel non verrebbe mai chiamato reale. E cioè Hegel non nega per niente che nella realtà, nel mondo nel suo insieme, ci siano aspetti contingenti, manchevoli, che debbano essere superati. Quindi esiste anche ciò che è irrazionale nel mondo, ciò che è accidentale, ciò Sì? che non ha ancora una sua razionalità. E allora si potrebbe tradurre, come credo abbia tentato di fare Heine, il poeta tedesco, che era suo amico, di ciò che è reale deve diventare razionale.
Sì, infatti è noto che Heine scrive che una volta lui criticava Hegel per questa sua famosa frase, e Hegel disse: lo interpreti in questa maniera, ciò che è razionale deve diventare reale. Infatti in alcuni manoscritti nelle quali le lezioni che Hegel teneva a Berlino sono state trascritte, troviamo delle formulazioni molto vicine a quello che secondo Heine Hegel gli aveva detto, dove per esempio è scritto: das Vernünftige muss geschehen, il razionale deve realizzarsi. Cioè, io direi, non si può dire lo stato attuale è pessimo e poi verrà qualcosa di bello, perché in questa maniera il presente viene svalutato, ma bisogna dire il lavoro che noi facciamo nel presente per attualizzare strutture più positive che saranno nel futuro, questo stesso lavoro ha qualcosa di affermativo e in esso c'è una parziale coincidenza tra essere e dover essere. E non è che il mondo abbia avuto bisogno di aspettare la nostra riflessione per adeguarsi in parte al dover essere, ma c'è una razionalità intrinseca alla storia che va al di là delle intenzioni dei soggetti e che garantisce che ci siano strutture positive anche quando queste strutture non sono ancora volute come tali dagli uomini. È noto che Hegel usa il concetto dell'arguzia della ragione, dell'astuzia della ragione, ed è un concetto che significa nient'altro che, al di là del fatto che singoli individui possono avere fini particolari o anche fini che loro credono morali ma che in verità sono astratti e irrazionali, che al di là di questa finitezza delle intenzioni degli individui possa realizzarsi una struttura più affermativa per tutti. Quindi si può concludere dicendo che il dover essere kantiano è un dover essere ideale e illuministico, mentre il dover essere hegeliano in questo senso è una necessità che è già presente nella realtà attuale e che bisogna, come dire, farla partorire. Sì, si potrebbe dire così. La filosofia è il tempo presente appreso nel pensiero, dice Hegel, e in questa definizione si accentua ancora di più questa corrispondenza fra storia reale e pensiero. Ci può spiegare il significato di questa affermazione? Sì, questa affermazione non è di facile comprensione, si trova nella prefazione della filosofia del diritto, e Hegel l'ha intesa come obiezione a un utopismo astratto che parla di ciò che potrebbe essere fra milioni d'anni. Hegel dice che la filosofia deve tentare di capire ciò che è nel momento, e questo è già una fatica così grande che non ha senso di tentare di prevedere sviluppi ulteriori. Però, secondo me, questa interpretazione, che in un certo senso riduce la filosofia ha una funzione del proprio tempo, è riduttiva, e infatti in Hegel si trovano molti altri passaggi dove, nei quali lui dice che la filosofia ha da comprendere l'eterno, ciò che è al di là del presente contingente. E non è facile conciliare queste due determinazioni della filosofia. Io direi che Hegel, proprio anche quando avanza una pretesa di validità assoluta, dice che nel presente c'è sempre già una struttura ideale ed eterna, e che noi dobbiamo tentare di conoscere questa struttura ideale eterna che si manifesta nel presente. Dobbiamo, come dice, conoscere la rosa nella croce del presente. Ma non è così che questa frase possa essere interpretata nel senso che la filosofia è solo figlia del proprio tempo, perché se la filosofia fosse solo figlia del proprio tempo, Hegel non potrebbe nemmeno dire una proposizione come la filosofia è sempre figlia del proprio tempo, perché una tale proposizione eleva una pretesa di validità non solo limitata al momento. Se la pretesa di validità di Hegel fosse limitata solo al suo tempo, noi con questa proposizione di Hegel non potremmo fare niente. Lei ha accennato a questo adagio che Hegel ha parafrasato,
nella filosofia del diritto, a un adagio latino che dice hic rodus, hic saltus, un po' per sottolineare appunto questa concezione della filosofia e il compito che la filosofia ha rispetto al proprio tempo. Ecco, ci può spiegare il perché Hegel ricorre a questo adagio latino? Prima di tutto, che cosa vuol dire? Beh, è famoso un aneddoto che una persona raccontava, che lui a Rodo aveva fatto un ottimo salto e che tutti l'avevano ammirato, e allora le persone presenti gli dicono: salta qui, questo sia il tuo Rodo, facci vedere il tuo salto, qui devi saltarci, non raccontarci cosa hai fatto a Rodo. E questo è sicuramente giusto, che non è possibile dire noi in altri tempi avremmo più successo se nel tempo attuale non riusciamo a fare niente. Ma ripeto, c'è una tendenza di Hegel di negare il futuro, una tendenza che ritengo errata e sbagliata e che ha portato come controreazione al futurismo esasperato di certe scuole hegeliane. Pensiamo alla historiosofia di Ciescovski, ma soprattutto al marxismo. E credo che, anche se loro hanno esagerato nell'altro estremo, abbiano ragione che non è possibile negare alla filosofia il compito di determinare anche lo sviluppo del futuro. Mentre Hegel ha una tendenza ad essere ciò che si può chiamare passatista, cioè a rivolgersi solo alla comprensione del passato che culmina nel presente, e di negare una responsabilità della filosofia per il futuro. Secondo lui la filosofia, proprio perché l'esigenza di comprendere filosoficamente un tempo si fa valere solo quando questo tempo è irreparabilmente malato, la filosofia non ha un compito di guarigione del proprio tempo. La filosofia è la diagnosi che consta la lacerazione che c'è nella realtà e arriva a una conciliazione solo nel concetto. In Hegel c'è una negazione di compiti pratici della filosofia. Hegel è un teoreticista esasperato, per lui la filosofia pratica non ha la funzione di risponderci alla domanda cosa dobbiamo fare. La domanda cosa dobbiamo fare non ha un senso nel sistema hegeliano, ma la filosofia pratica è la comprensione delle istituzioni pratiche del mondo che è stato e che c'è. Quindi Hegel non sarebbe neanche d'accordo con Platone, secondo il quale l'uomo politico doveva divenire filosofo? Oh no, Hegel ha sempre criticato questa idea di Platone, in parte anche ha ragione. Io direi che è sbagliato dire che i filosofi debbano avere funzioni politiche determinate. Hegel però accetta l'idea, dice che un'idea è giusta nella concezione platonica, che principi filosofici devono guidare la politica. Di quale natura dovrebbero essere questi principi filosofici che dovrebbero ispirare gli uomini politici? Guarda, il modello di Hegel è questo. Secondo Hegel, prima ci sono, in maniera istintiva, per esempio nell'ambito della religione, dei principi che governano l'agire dell'uomo e poi viene la filosofia che li comprende. In Hegel non è così, che prima la filosofia schizzi un nuovo sistema che poi viene realizzato, ma questo sistema è già stato praticamente visto in maniera intuitiva dagli uomini, hanno agito secondo di essa, e la filosofia viene dopo a comprendere in maniera filosofica i principi che hanno determinato l'agire dell'uomo. E questi principi, secondo Hegel, sono fondamentalmente realizzati nelle credenze religiose che la filosofia deve concettualizzare. Quindi la storia è un processo dalla inconsapevolezza alla consapevolezza di qualcosa di ragionevole che esisteva già da prima degli uomini stessi. Esatto, questo è secondo Hegel il processo della storia. Esistono naturalmente anche brani opposti dove Hegel spiega no, la filosofia deve essere realizzata, ma sono brani non mediati con gli altri e soprattutto che non seguono dalla struttura del sistema di Hegel. Se si ha un sistema come quello hegeliano, credo che sia necessario concepire il processo storico come un processo non dalla consapevolezza alla realizzazione, ma in senso opposto, dalla realtà di certi principi nelle istituzioni, nella fede religiosa, alla loro comprensione filosofica. Il pensiero di Hegel è definito sistematico, perché? Esistono pochi filosofi nei quali
ogni asserzione è tanto legata con il tutto e perciò è così difficile criticare Hegel. In un filosofo si può dire questo mi sembra sbagliato, questo mi sembra giusto, ma siccome in Hegel non tutto, ma quasi tutto è connesso con l'altro, non è possibile, per esempio, come credeva Croce, di dire ciò che è vivo e ciò che è morto nel sistema di Hegel. Non si può tagliare fuori quello che piace e quello che non piace, perché tagliare fuori una cosa necessariamente tira con sé tutto il resto del sistema. Questo è il carattere sistematico dell'opera di Hegel, che è organico, che in una parte si rispecchia il tutto, e negare questa parte vuol dire di solito anche negare l'insieme. E quali sono, diciamo, i contorni di questo sistema? Possiamo provare a tracciarli? Sì, il sistema hegeliano è fondato sulla logica, cioè sulla scienza delle categorie universali che spettano all'essere in quanto essere e che sono presupposti necessari di ogni argomentazione filosofica. Questo è quello che Hegel chiama logica, e non intende con questa denominazione la logica formale, ma intende un sistema di categorie. Questa logica porta alla natura e la natura allo spirito. Cioè, se vogliamo fare uno schema, possiamo dire il sistema hegeliano ha tre parti: logica, natura, spirito. Questa successione, diciamo, non è rispettata nelle opere di Hegel, cioè nel senso che la prima opera di Hegel è la Fenomenologia dello spirito, in cui mi sembra che non ci sia premessa la logica come lei ha scritto in quello schema. Guardi, uno dei massimi problemi dell'interpretazione di Hegel è proprio il rapporto tra fenomenologia e il sistema sviluppato da Hegel nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche. La fenomenologia, Hegel, quando ha scritto la fenomenologia nel 1807, sembra aver creduto che la fenomenologia fosse la prima parte del sistema, al quale seguisse come seconda parte la triade di logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito. Io credo che Hegel stesso in tarda età abbia abbandonato questa concezione. In ogni caso, sotto un punto di vista sistematico, mi sembra evidente che una tale concezione non è accettabile, in quanto la fenomenologia tratta varie forme della coscienza umana, e tali forme della coscienza umana sono più concrete delle categorie logiche. Cioè, anche già la fenomenologia, in verità, secondo me, presuppone la logica, e se la logica presupponesse veramente la fenomenologia, avremmo un circolo vizioso. Perciò io credo che il sistema di Hegeliano sia svolto nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, e che la fenomenologia abbia, per così dire, una funzione psicagogica, pedagogica. Noi, per essere in grado di capire il sistema hegeliano, geneticamente, psicologicamente, è importante leggere prima la fenomenologia. Ma sotto un punto di vista fondativo non credo che la logica sia fondata sulla fenomenologia. Nonostante ciò, e nonostante il fatto che secondo me la fenomenologia dello spirito è nella sua struttura abbastanza caotica e poco organica, Hegel confonde sviluppo logico, sviluppo storico e varie altre cose, nonostante tutto ciò, ritengo che come ricchezza di fenomeni analizzati, la fenomenologia dello spirito è una delle opere, e magari l'opera più grandiosa di Hegel. Ecco, lei ha fatto questo schema di logica, natura e spirito. Possiamo provare, prima di addentrarci in ciascuno di questi tre temi, a dare una spiegazione del significato di questi termini, come se lei si rivolgesse a delle persone che sono digiuni della filosofia hegeliana? Guardi, il problema più grande per spiegare questa triade è evidentemente la logica, perché che esista una natura noi tutti lo sappiamo, e anche che esiste uno spirito di solito viene riconosciuto. E si può dire, se vogliamo un po' semplificare, che esistono filosofie per le quali la natura è la base della realtà, e loro tentano di spiegare lo spirito sulla base della natura. Queste sarebbero le filosofie naturaliste, materialiste, empiristiche, per il quale il vero essere è l'essere della natura e lo spirito tenta solo di rispecchiare la natura o di astrarre dalla natura. Questa sarebbe la posizione realista. La posizione idealista sarebbe quella che dice no, la cosa della quale noi siamo immediatamente sicuri è la nostra autocoscienza, lo spirito, e noi dobbiamo spiegare la natura come le percezioni che noi troviamo nel nostro spirito. Questo sarebbe l'ordine inverso e sarebbe praticamente una filosofia di tipo fichteano. Per Fichte è lo spirito l'unica cosa che esiste, l'io, e da l'io bisogna
spiegare la natura. Questo è l'idealismo. Sarebbe l'idealismo soggettivo, per essere più esatti. Il shibboleth, ciò che fa dell'idealismo oggettivo l'idealismo oggettivo, è invece di accettare che esiste una sfera di entità irriducibili e alla natura e allo spirito. E ciò che Hegel chiama logica. Per Hegel le categorie logiche non sono solo categorie del nostro spirito, perché se fossero categorie solo del nostro spirito non si spiegherebbe perché mai la natura dovesse essere organizzata secondo queste categorie. In questa maniera arriveremo a una posizione kantiana per la quale le categorie sono infatti solo gli schemi del nostro spirito. E evidentemente le categorie logiche non sono riducibili a entità naturali, perché le categorie non sono cose che noi possiamo toccare, annusare o gustare, sono cose che possiamo solo pensare. E la filosofia di Hegel, come la filosofia di Platone, accetta che esiste questa sfera del logico irriducibile a natura e a atti o psicologici, se prendiamo lo spirito nella sua struttura soggettiva, o storici, sociali, se prendiamo lo spirito nel suo aspetto intersoggettivo. E io credo che la massima difficoltà in comprendere l'idealismo oggettivo è di convincersi che non solo esistono tali entità logiche, ma che queste entità logiche siano anche il fondamento delle entità naturali e dello spirito. Questo sicuramente è la massima violentazione del senso comune, accettare che la vera realtà non sono le cose che possiamo toccare come questo oggetto qui, ma sono gli oggetti del nostro pensiero. Se vogliamo tentare di rendere plausibile una tale concezione, possiamo ricordarci prima di tutto che evidentemente le entità matematiche non sono né entità naturali, perché il numero 5 non sono le 5 pere o le 5 mele che ci sono davanti, e non sono nemmeno atti soggettivi, perché se fossero atti solo psicologici non sarebbe chiaro come potrebbero avere una validità ontologica. Ma è necessario assumere che abbiano uno stato indipendente. L'idea importante di queste categorie logiche è che le categorie logiche sono a prioriche e che perciò abbiamo la possibilità di una parziale conoscenza del mondo naturale, a priorica. Mentre se abbiamo lo schema empiristico naturalistico non possiamo spiegare come mai ci può essere una conoscenza a priorica di alcuni fenomeni della natura e come mai può esserci per esempio una fede razionale nel fatto che il mondo segua certe regolarità. Lei ha parlato della logica finora come un momento unificante di natura e spirito, e in questo mi sembra che si sia superato quel dualismo che in Kant è rimasto irrisolto fra fenomeno e noumeno. Su quali basi logiche Hegel fonda la sua premessa che la logica sia precedente alla natura e allo spirito? Precedente evidentemente non può significare in un senso temporale, sarebbe assurdo dire che la logica sia prima in ordine di tempo della natura, per la semplice ragione che la natura stessa, il concetto di tempo appartiene al concetto di natura e perciò il logico è fuori del tempo e l'applicazione di categorie temporali alla logica non dà nessun senso. Gli argomenti hegeliani sono, se cerchiamo di razionalizzarli, questi. Noi dobbiamo avere una conoscenza a priorica, perché se non abbiamo nessuna conoscenza a priorica ci cadiamo nelle famose contraddizioni che la tesi che non esiste una conoscenza a priorica è essa stessa una conoscenza a priorica. Questo infatti è anche già riconosciuto da Kant. Kant dice: noi abbiamo degli schemi a priorici, ma niente ci garantisce che questi schemi siano l'essenza della realtà. E ciò porta al famoso dualismo tra fenomeni e noumeni. Ora, Hegel è convinto che sia inconsistente assumere delle cose in sé, perché queste cose in sé per noi sono assolutamente inconoscibili e come tali noi non possiamo dire niente di esse. Sono un concetto che non dà senso, perché ci imbattiamo in contraddizioni anche a negare che possiamo applicare le categorie al noumeno, in quanto facendo questo in verità applichiamo le categorie. L'idea
essenziale per lo stato assoluto della logica è che non possiamo uscire fuori dal sistema delle categorie. Anche dire esiste qualcosa che non è soggetto alle categorie si contraddice, in quanto in verità usa esso stesso queste categorie che vuole negare. E da ciò segue che le categorie non possono essere solo un atto psicologico, ma devono essere l'essenza della realtà. E per spiegare ciò Hegel dice è necessario assumere un sistema di categorie con validità ontologica, e tale sistema è chiamato da lui logica. Rispetto alle categorie kantiane, quindi diciamo che non hanno un carattere trascendentale, ma un carattere ontologico. Diciamo non hanno un carattere soggettivo, ma un carattere ontologico. Dipende come si vuole definire la parola trascendentale. Sicuramente Kant ha definito la parola trascendentale in tale maniera che praticamente diventa identica con soggettivo, però si può usare anche la parola trascendentale in maniera più generale, nel senso come necessario presupposto del pensiero, e in questo senso naturalmente anche le categorie di Hegel sono trascendentali, sono necessari presupposti del pensiero, ma sono anche necessari presupposto dell'essere, e cioè hanno anche una validità ontologica. Qual è la differenza dal punto di vista logico fra i postulati e gli assiomi della matematica e della geometria e le categorie hegeliane? Questa è una differenza molto importante. Vede, facciamo ancora uno schema. Il problema essenziale della matematica, come è stato rilevato molto chiaramente già da Platone ma anche da Hegel, è che la matematica parte da degli assiomi che possono essere negati. Mettiamo, abbiamo un sistema di assiomi, mettiamo per esempio i 5 assiomi di Peano, e da questi assiomi noi deduciamo, secondo delle regole di deduzione, dei teoremi. Ora, è chiaro che se noi accettiamo gli assiomi, dobbiamo accettare anche i teoremi. Ma il problema è perché accettare gli assiomi? Cioè, ogni conoscenza è ipotetica, nel senso che se accettiamo gli assiomi, se accettiamo i determinati presupposti, allora dobbiamo accettare i teoremi. La filosofia di Hegel invece pretende di essere una filosofia senza presupposti, cioè di togliere questo carattere ipotetico. Per fare ciò, Hegel vuole arrivare a dei principi che sono innegabili, che non sono solo arbitrari. Ma come si fa ad arrivare a tali principi? Per Hegel noi possiamo arrivare a dei principi, tali principi, solo se dimostriamo che la negazione di tali principi è contraddittoria, cioè attraverso una prova indiretta, non diretta. Per Hegel la verità è alla fine del sistema. La categoria ultima della logica di Hegel è l'idea assoluta, e praticamente la validità di questa categoria è dimostrata dal fatto che tutte le anteriori categorie sono contraddittorie. Sono contraddittorie però non in maniera analitica, nel senso cioè che abbiano due elementi uno accanto all'altro che si contraddicono, ma che c'è una contraddizione tra ciò che le categorie sono e ciò che le categorie dicono. Mettiamo un esempio. La categoria finito, per esempio, secondo Hegel, è una categoria contraddittoria. Perché se diciamo tutto è finito, in verità assolutizziamo questa categoria, dandole un valore assoluto. Tutto è soggetto alla finitudine. E perciò, secondo Hegel, è necessario passare un'altra categoria, quella che lui chiama l'infinito cattivo, cioè l'infinito opposto al finito. Tale categoria anche per Hegel è anche contraddittoria, ed è contraddittoria perché un infinito opposto al finito divide la caratteristica del finito di avere una fine, un limite. Se l'infinito è solo opposto al finito, in verità esso è finito, è limitato dal finito. E perciò Hegel arriva alla concezione poi del vero infinito, che è la sintesi di finito e infinito. Ora, quello che io vorrei dire è che in questa maniera, dimostrando contraddizioni intrinseche tra ciò che è detto da una categoria e ciò che è presupposto dalla categoria, noi riusciamo ad arrivare a una categoria finale che esplica ciò che all'inizio è solo implicito. La categoria del concetto, che è la base della terza parte, l'ultima parte della logica di Hegel, esplica ciò che già all'inizio, nelle prime categorie, è presupposto. Infatti le prime categorie sono concetti. La categoria dell'essere è un concetto. Però il significato di questa categoria non è il concetto, ma è qualcosa di irriflessivo. E le ultime categorie, invece, esplicano e dicono tutto ciò che sono.
E l'ultima categoria che fa ciò è, secondo Hegel, la categoria dell'idea assoluta. E cioè Hegel tenta di provare l'assolutezza di questa categoria attraverso una prova indiretta o una prova apagogica che dimostra contraddizioni in categorie anteriori, e attraverso questa prova lui arriva al risultato finale della idea assoluta. E questa categoria, secondo Hegel, è una categoria sempre già presupposta, perché ognuno che la nega in verità già deve nello stesso tempo presupporla. Vede, le faccio un esempio più banale che quello della logica hegeliana. Se noi diciamo non esiste verità, evidentemente presupponiamo che questa tesi sia vera. Ed in questa maniera ci imbattiamo in una contraddizione, che però non è una contraddizione analitica o formale. Se formalizziamo la tesi non esiste verità, evidentemente non c'è nessuna contraddizione in questa struttura. Mettiamo un altro contenuto invece di verità, diciamo non esistono streghe, dov'è la contraddizione? La contraddizione non è una contraddizione dunque su livello formale, ma è una contraddizione tra il contenuto della proposizione che nega la verità e la forma della della proposizione che presume essa stessa di essere vera. E io credo che l'argomentazione centrale di Hegel sia un'argomentazione di questo genere, un'argomentazione che fa vedere contraddizioni dialettiche o pragmatiche fra delle categorie che presumono ciò che negano, che presumono implicitamente ciò che negano esplicitamente, ed in tale maniera si arriva alla categoria fondamentale dell'idea assoluta. Ed in Hegel dunque la verità è alla fine e non, come nel sistema matematico, all'inizio come presupposto che potrebbe essere anche negato, ma è proprio alla fine, perché solo alla fine noi capiamo che già sempre e necessariamente noi abbiamo presupposto questo principio. E perciò questo principio non può più essere chiamato un presupposto nel senso che potremmo averne anche un altro, perché è necessario anche se lo neghiamo, e la dimostrazione della sua necessità è ciò che dà alla filosofia un carattere di scientificità ancora maggiore che quello della matematica. Hegel infatti è convinto che la filosofia è scienza nel senso stretto della parola. Scienza proprio perché dà una validità a una forma di ragionamento che le cosiddette scienze naturali non possono avere, in quanto loro sono legate necessariamente a dei presupposti arbitrari, che magari possono essere falsificati dall'esperienza, ma che non possono mai avere un fondamento ultimo. E credo che sia molto importante nel nostro tempo riconoscere che la filosofia possa avere un grado di scientificità molto maggiore a quello di altre forme del sapere. Di solito si dice la filosofia è un'opinione arbitraria, e invece mettiamo le scienze naturali sono seria scienza. Hegel direbbe no, non esiste scienza più seria di argomentazioni di questo genere, perché solo queste argomentazioni possono trascendere l'ipoteticità irriducibile del procedimento assiomatico peculiare delle scienze. Questa idea che i presupposti della filosofia si ritrovino alla fine del ragionamento stesso della filosofia e quindi non siano dei presupposti come gli assiomi della matematica mi sembra la grande rivoluzione apportata da Hegel nella sfera della logica. Possiamo provare ad esemplificare in maniera più divulgativa questo procedimento e questa argomentazione? Possiamo provare. Per Fichte, che è il predecessore immediato di Hegel, la filosofia parte da dei principi che sono posti e che perciò non possono essere provati, perché sono all'inizio. L'io è uguale a io. E Hegel critica questo procedimento che parte da un principio che noi dobbiamo solo credere e che non possiamo capire se non lo distanziamo, non lo opponiamo a possibili altri principi. Cioè Hegel è convinto che Fichte abbia ragione di partire dalla struttura riflessiva della soggettività per fondare la filosofia. Hegel però non crede che sia giusto mettere questa struttura così complessa all'inizio del sistema della filosofia, ma prima di tutto di mediarla attraverso categorie più semplici come essere, esserci, qualità, quantità, eccetera, perché queste strutture più semplici sono momento della struttura complessa della riflessività. E poi, solo attraverso la dimostrazione che queste strutture più semplici, in verità sempre già sul livello della nostra argomentazione, presuppongono la struttura riflessiva di una soggettività, noi riusciamo a dimostrare che questa struttura
è la vera fine del sistema, e cioè alla fine emerge con chiarezza che la struttura riflessiva dell'idea assoluta è il necessario principio della filosofia. Ecco, quindi possiamo anche dire che nella filosofia hegeliana il processo, i diversi momenti dell'argomentazione, dello sviluppo del pensiero acquistano un'importanza decisiva quasi quanto il risultato stesso del nostro ragionamento. Sì, per Hegel il risultato non è divisibile dal processo, perché siccome il processo è ciò che dimostra il risultato, dire il risultato, incominciare praticamente con, come Fichte, vuol dire privare il risultato da ciò che è suo necessario momento, perché la dimostrazione per Hegel, in quanto idealista oggettiva, non è qualcosa che facciamo noi, ma che è intrinseca al principio stesso. Il principio praticamente si dimostra a se stesso, perché se la dimostrazione del principio venisse dal di fuori, allora si potrebbe dire che a questo principio la dimostrazione rimarrebbe qualcosa di esteriore e di qualcosa che non potrebbe carpire la sua essenza. Per poter fare ciò è importante che la dimostrazione che noi ripetiamo sia l'essenza stessa del principio. Per Hegel è il principio stesso, l'idea assoluta, che si dimostra attraverso il passaggio per le categorie finite e perciò contraddittorie. Ecco, lei ha parlato... È la via che è il risultato. Il risultato non può essere diviso dalla via, perché sennò questo risultato è posto solo in maniera dogmatica. Noi sappiamo che questo processo che Hegel configura è il processo della dialettica. Quindi si può dire che la dialettica stessa sia per Hegel risultato e processo. Sì, la dialettica è il processo della dimostrazione di contraddizioni, indeterminazioni isolate e non complete, un processo per il quale poi riusciamo ad arrivare alla categoria definitiva che come tale non è più contraddittoria. Noi sappiamo che i momenti della dialettica hegeliana sono tre: tesi, antitesi e sintesi. Vogliamo vederli all'opera, questi tre momenti, e cercare di darne una spiegazione, forse a partire dalla stessa tripartizione che lei ha fatto della filosofia hegeliana in logica, natura e spirito. Va bene. La logica, secondo Hegel, è la base del sistema, è la tesi, proprio perché tratta del essere nella sua purità e nella sua concettualità non ancora contaminata, se si vuol dire così, dalla realtà. La natura invece è opposta all'essere ideale delle categorie logiche, proprio in quanto c'è pluralità, c'è scissione, c'è divisione. E nello spirito questa pluralità, questa divisione viene ricondotta a un principio unificante, perché mettiamo nell'atto conoscitivo, noi conosciamo una legge della natura, la infinità dello spazio naturale, dei fenomeni che ci sono in questo spazio, è ricondotta a una semplice legge che come tale esplicita esiste solo nella nostra mente, e cioè lo spirito è la riconduzione della pluralità della natura al principio ideale ed organico che è alla sua base nella logica. Abbiamo così lo schema di unità semplice, scissione della unità e ritorno dell'unità a una struttura, e ritorno della pluralità a una struttura unitaria. Quindi questo procedimento di negazione e poi nell'antitesi, di negazione della negazione, nella sintesi, non dobbiamo intenderla come una soppressione del termine precedente, ma come un superamento del termine precedente? Sì, la parola centrale nella filosofia di Hegel, nella sua teoria della dialettica, è aufheben, che è difficile da tradurre perché vuol dire e superare, e conservare, e elevare a un livello più alto. Cioè, secondo Hegel, nella sintesi,
i momenti inferiori sono da una parte limitati, sono dall'altra parte elevati a un livello superiore e sono dalla terza parte conservati. Tutto ciò è valido nel rapporto della sintesi con la tesi e l'antitesi. Questa identità di opposti è certamente di difficile comprensione. Possiamo provare a dare una spiegazione di questo momento decisivo della logica hegeliana? Guardi, io non credo che la logica hegeliana sia in vera opposizione con la logica formale, la logica dialettica. Io credo che il principio che qualcosa non possa essere allo stesso tempo, nello stesso luogo e sotto lo stesso aspetto A e non A, non può essere abbandonato, perché è un principio necessario. Però possiamo dire che per Hegel è necessario unificare tendenze e aspetti opposti in un concetto per arrivare a un concetto superiore. Ma questa unificazione non è la banale giusta posizione di due aspetti contraddittori, ma è il tentativo di unificarle su un livello più elevato. E io non credo che si possa dire che il concetto di sintesi in Hegel, per esempio il concetto, se diciamo il rapporto tra due organismi, è una sintesi della struttura semplice dell'organismo in sé e del rapporto dell'organismo con qualcosa che gli è meramente opposto, cioè l'ambiente, non credo che in questa maniera noi contraddiciamo la logica formale. Io riterrei ferma l'idea che se si dà un tentativo di ricostruzione razionale della filosofia hegeliana, non si può basarla su un principio A è uguale a non A. Questo non mi sembra razionale, ma bisogna dire che le categorie sintetiche sono basate su un tentativo di conciliazione di aspetti opposti, ma questa conciliazione non può essere descritta nel senso formale di una proposizione di questa struttura, P e non P, piove e non piove. Hegel non ha mai detto che le strutture sintetiche abbiano questa struttura, ha solo detto che in esse abbiamo una conciliazione di tendenze opposte. Per esempio, nell'ambito della filosofia hegeliana stessa, nella filosofia della filosofia, potremmo dire che l'idealismo oggettivo è una sintesi del realismo e dell'idealismo. Perché vede, il realismo vuole spiegare dalla natura lo spirito. L'idealismo soggettivo inverte l'ordine e vuole spiegare lo spirito dalla natura, la natura dallo spirito, mentre l'idealismo oggettivo ha la struttura sintetica che spiega, che accetta come il naturalismo che lo spirito è mediato dalla natura. Ma capisce che per comprendere la natura abbiamo bisogno già di categorie a prioriche, che però queste categorie a prioriche non possono essere solo soggettive, sennò caderemmo in un circolo, ma sono date dalla logica che è conosciuta dallo spirito. E attraverso la conoscenza della logica lo spirito è in grado di comprendere in maniera a priorica le strutture fondamentali della natura. Ma questa struttura dell'idealismo oggettivo non significa per niente che, che abbiamo proposizioni di questo genere. Significa solo che due teorie unilaterali che hanno visto aspetti parziali ma giusti della realtà, cioè il realismo e l'idealismo soggettivo, sono sintetizzate in una teoria più complessa. Però è giusto che Hegel è convinto che il mero principio di identità non può evidentemente portare a conoscenze nuove. In Hegel la struttura è diversa, Hegel usa la contraddizione pragmatica, cioè la contraddizione tra forma e contenuto di una categoria, per arrivare a dei concetti concreti che però sono basati sul tentativo di evitare la contraddizione pragmatica. Hegel, la dialettica è una scienza per evitare contraddizioni, ma non solo le contraddizioni della struttura P e non P, perché sennò arriveremmo solo a tautologie, ma la contraddizione tra forma e contenuto, e in questa maniera Hegel arriva a categorie sintetiche. Ma Hegel non mai ha insegnato che la contraddizione sia ciò che possa essere vero. La contraddizione pragmatica è necessaria per arrivare a categorie positive sintetiche che superino questa contraddizione, ma non per limitarsi alla contraddizione. Cosa si intende per contraddizione pragmatica? Sì, su questo credo abbiamo già parlato prima.
La contraddizione pragmatica è una contraddizione non sul livello meramente formale, come piove o non piove, ma è una contraddizione, per esempio, nella categoria di finito, che in quanto categoria ha una pretesa universale ontologica, in quanto, per quanto riguarda il suo significato, il suo contenuto, invece, nega questa pretesa ontologica. Usavo prima l'esempio della proposizione «non esiste verità», questa proposizione è contraddittoria in maniera pragmatica o in maniera dialettica e non in maniera analitica, perché non dice che non dice P e non P, ma presuppone qualcosa che allo stesso tempo viene negato. Io credo che tutte le contraddizioni in Hegel abbiano questa struttura e che attraverso attraverso il superamento di tali contraddizioni Hegel voglia arrivare a una categoria sintetica e vera. Hegel ha usato appunto il termine dialettica, che nonostante in passato questo termine non abbia riscosso molto successo nell'ambito della filosofia, per i sofisti la dialettica era soprattutto un procedimento retorico e volto a convincere di una determinata opinione. Aristotele non aveva una grande opinione della dialettica, soprattutto per come ne parlavano i sofisti. E in Eraclito, dove Hegel pure riscontra addirittura dei fondamenti della sua stessa logica, Aristotele lo definì un filosofo oscuro, se non addirittura un po' confusionario. Ecco, qual è la differenza sostanziale fra la dialettica di Hegel e la dialettica del passato del pensiero filosofico? In Aristotele la dialettica è la dottrina del ragionare probabile, opposta all'analitica la dottrina del ragionare del ragionare deduttivo. In un certo senso si può dire che in Hegel anche la dialettica è opposta all'analitica, perché l'analitica sarebbe il ragionare secondo il principio di non contraddizione semantico, cioè secondo il principio di deduzione da presupposti dati, mentre la dialettica è il tentativo di arrivare a categorie sintetiche attraverso la dimostrazione di contraddizioni pragmatiche o dialettiche, cioè contraddizioni tra forma e contenuto, in categorie concorrenti. Eraclito è stato indubbiamente molto importante per Hegel, è famosa la sua frase che non c'è frase di Eraclito che non è stata conservata nella sua logica. Uno dei famosi frammenti di Eraclito afferma «e Polemo creò tutte le cose», Polemo era il dio della guerra, della disputa. Ora, questa eredità, diciamo, del conflitto perenne e generativo che c'è in Eraclito, la si può riscontrare nella filosofia di Hegel? Sì, sicuramente, siccome Hegel è del parere che senza la opposizione di categorie unilaterali non ci sarebbe movimento, non ci sarebbe possibile dimostrazione della categoria sintetica, lui accetta l'eredità eraclitea. Importante però è per Hegel che alla fine c'è sempre una conciliazione. In Eraclito questo probabilmente era anche sottinteso, in quanto anche lui dà una grande importanza all'armonia che risulta dalle forze opposte, ma sicuramente in Hegel l'ultimo passo non è la opposizione, ma la soluzione dell'opposizione in una sintesi superiore, la riconciliazione degli opposti. Hegel non vuole limitarsi agli opposti, ma tende alla loro superazione. Ecco, questa conciliazione degli opposti vuol dire che è più importante per Hegel il procedimento per cui due cose diventano una, oppure che una cosa si spacchi in due? E per Hegel tutti e due i movimenti sono necessari. L'unità primordiale deve dividersi, perché senza questa divisione non ci sarebbe pluralità, non ci sarebbe differenza, non ci sarebbe movimento, non ci sarebbe sintesi. Però questa suddivisione tende a riportarsi ha una unità che però non è più un'unità semplice, ma è un'unità concreta. Naturalmente con la prima sintesi il movimento dialettico non è ancora finito, ma il movimento dialettico riprende, si scinde ancora per arrivare ancora a una nuova sintesi, eccetera. Però non ad infinitum, Hegel è convinto che almeno nella logica debba esserci una categoria definitiva, e questa categoria da lui viene chiamata idea assoluta. E c'è una corrispondenza nella storia a questa categoria presente nella logica hegeliana, cioè questo momento di conciliazione definitivo? Questo è un problema molto difficile. Ci sono dei passaggi in Hegel dove lui sembra
presumere che nella sua filosofia sia raggiunta la sintesi definitiva della storia umana, almeno del pensiero umano. Esistono naturalmente altri passaggi dove Hegel non nega che dopo lui può esserci ulteriore progresso nella filosofia, e cioè che la sintesi raggiunta da lui debba ancora spezzarsi per magari essere riportata a una sintesi superiore in epoca più tarda. Per Kant la ragione è solo in grado di concepire l'infinito, di concepire Dio, cioè di pensare Dio e di pensare la cosa in sé, però non è in grado di conoscerli. E comunque, diciamo, la ragione per Kant è prima di tutto uno strumento della conoscenza. Che cos'è per Hegel invece la ragione? Sì, per Hegel la ragione non è solo una facoltà soggettiva, perché se la ragione fosse solo una facoltà soggettiva non sarebbe chiaro come mai, grazie a questa ragione, noi riusciamo a comprendere l'essenza delle cose. Per Hegel la ragione è l'essenza stessa dell'universo, e la ragione umana è solo in grado di conoscere l'universo perché partecipa alla ragione assoluta che è la struttura fondamentale dell'universo. Hegel, attraverso la sua teoria della ragione umana come una entità che partecipa alla ragione assoluta, vuole spiegare la pretesa di validità necessariamente ontologica della conoscenza razionale. Cioè la ragione di Hegel è una ragione che non solo è universale a livello soggettivo, cioè che è in tutti gli uomini, ma è al di sopra di questa ragione soggettiva ed è al di sopra anche della natura stessa, ma non nel senso che si trovi da un'altra parte, ma si trovi e nella natura e nello spirito soggettivo. Infatti per Hegel esiste una razionalità intrinseca alla natura. Mettiamo un esempio banalissimo, le leggi della natura. Il fatto che la natura sia ordinata secondo leggi, cosa che noi non sappiamo sulla base dell'esperienza, per Hegel può essere solo compreso se accettiamo che c'è una ragione oggettiva, una ragione che è non solo il nostro atto conoscitivo, ma che è la base della natura stessa. Questa ragione della natura naturalmente non è conscia di se stessa. Hegel la chiama una ragione in sé, ma nello spirito questa ragione in sé, che esiste già da sempre nella natura, diventa ragione per sé, cioè ragione conscia di se stessa. E questa ragione è assoluta, questo logos potremmo chiamarlo, sì, ha qualche cosa a che fare con il noumeno che Kant cercava? In un certo senso si può dire che per Kant il noumeno, l'assoluto, è ciò che noi non possiamo mai conoscere perché dobbiamo usare le categorie. Per Hegel le categorie sono il noumeno. Per Kant sono proprio le categorie che ci sbarrano l'accesso all'assoluto, mentre per Kant l'assoluto è per Hegel l'assoluto è nient'altro che la totalità delle categorie, in quanto queste categorie non sono negabili come base del nostro accesso all'assoluto. E quindi la metafisica per Hegel che cos'è? La metafisica per Hegel è la dottrina delle categorie, che sono momenti necessari dell'assoluto e del ragionare umano. La metafisica però non è una sfera che ha da fare con entità che sono al di là del mondo, mettiamo con angeli. La metafisica è la dottrina delle essenze, delle strutture fondamentali che si riscontrano nella realtà. Anche se non è così che queste strutture fondamentali vengano scoperte attraverso ragionamenti empirici, attraverso investigazioni induttive, ma attraverso una autocomprensione della ragione, uno sviluppo delle categorie della ragione, e attraverso questo sviluppo, secondo Hegel, noi arriviamo a conoscere l'essenza della realtà. E questa ragione universale, questo logos, ha una struttura puramente formale o ha in sé anche dei contenuti? In quanto indubbiamente ragione? Ha dei contenuti, le categorie sono i contenuti del logos universale. La ragione assoluta che si manifesta nella logica è la ragione che è alla base delle categorie, e le categorie naturalmente non sono così concrete che ci permettano di determinare a priori che qui ci sia adesso questo tavolo, questo è chiaro, però non sono solo categorie formali come le categorie della logica formale, ma sono categorie che riescono a decidere sulla
struttura essenziale della realtà. Quindi, secondo Hegel, lo spirito soggettivo, cioè ciascuno di noi attraverso la propria riflessione e il proprio pensiero, non farebbe altro che scoprire qualcosa che era già nel Logos, razionalmente. Sì, in un certo senso, lo spirito umano nella sua autocomprensione non fa nient'altro che riscoprire le strutture dell'assoluto che evidentemente sono anteriori allo spirito umano. Si può fare un parallelo tra questa concezione di Hegel e il concetto di conoscenza in Platone intesa come memoria, come ricordo di qualcosa? Sì, in un certo senso si può ben dire che per Hegel la scoperta delle categorie non è una creazione, non è che noi inventiamo le categorie, perché se fosse così non sarebbe chiaro con quale diritto noi potremmo applicare queste categorie alla realtà. Noi, scoprendo le categorie, scopriamo qualcosa che è eterno e che c'è già di sempre, ed in questo senso possiamo chiamarlo un processo anamnetico, un processo di ricordo di una struttura che c'era già da sempre. Naturalmente però Hegel non accetta la teoria, che non si sa nemmeno se Platone l'abbia presa sul serio, di una preesistenza dell'anima. Questo evidentemente non c'è, questa concezione in Hegel. Cioè, evidentemente in Hegel c'è in maniera esplicita e più rigorosa ciò che in Platone è in maniera più metaforica e intuitiva. D'accordo. Secondo Hegel, in pratica, esiste solo attraverso la ragione soggettiva la possibilità di scoprire ciò che è razionale. Sì. Ma mi chiedo a questo punto, la cosiddetta creatività umana, per esempio nel campo dell'estetica, a questo punto come si spiegherebbe? È un grande problema. Io credo che la creatività in Hegel non possa significare la creazione di qualcosa che nell'assoluto non sia già implicito. La creatività umana vuol dire il creare di nuove strutture attraverso la sintesi di opposti che non erano noti ancora finora allo spirito umano. Ma non può significare, secondo me, la creazione di qualcosa che non preesisteva già nella ragione assoluta. La creatività umana è la attualizzazione di strutture che finora, nel corso della storia umana, erano solo implicite, ma non può significare la creazione di strutture totalmente nuove. Anche mettiamo una grande teoria matematica che è stata creata da un matematico geniale, non è una sua invenzione privata, perché se fosse così rimarrebbe dubbio fino alla fine del mondo perché mai queste categorie possano essere applicate alla realtà. E che differenza c'è allora a questo punto fra la teoria della relatività di Einstein e la Divina Commedia? La Divina Commedia evidentemente non ha la pretesa di dare una descrizione del mondo naturale. Hegel nella estetica accetta una teoria dell'arte che è in relazione con un concetto di verità. Hegel è uno dei filosofi che insiste che l'arte deve manifestare qualche verità. Ma verità da Hegel non è intesa secondo il concetto di corrispondenza, cioè vero è qualcosa, vera è una teoria se corrisponde alla realtà, ma secondo il concetto di coerenza. E la Divina Commedia per Hegel è vera perché ha una coerenza mirabile ed è generata dal principio della religiosità medievale, mentre la teoria di Einstein ha una pretesa di verità che involve anche la relazione con il mondo fisico. Ma indubbiamente in tutte e due le opere c'è un atto di creazione, nel senso che è un atto che riesce a integrare teorie opposte anteriori a lui in una nuova sintesi. Creare è créer c'est unir, diceva Teilhard de Chardin, creare è unire, sicuramente questo è un concetto molto vicino a Hegel. Creare è unificare gli opposti e raggiungere in questa maniera una sintesi nuova. Allora, finora abbiamo stabilito che la filosofia di Hegel ha tra gli altri il compito di cogliere la forma giusta e razionale di contenuti che già lo sono. Ad esempio, per quanto riguarda la religione cristiana, in particolare il dogma della Trinità,
egli dice che questo dogma è vero nei suoi contenuti, ma è insufficiente nella sua rappresentazione. Può provarci a spiegare cosa vuol dire Hegel? Sì, Hegel è convinto che nella religione è presente una razionalità che evidentemente non è una razionalità logica, ma una razionalità su un livello differente che lui chiama rappresentazione. Cioè Hegel dice gli uomini nella religione tentano di dare una risposta alle ultime domande, una risposta che spesso ha grandiose intuizioni per quanto riguarda i contenuti, che però proprio siccome sono grandiose intuizioni per quanto riguarda la forma, sono manchevoli in quanto sono intuizioni. Mettiamo l'esempio della teoria della Trinità. Per Hegel, la teoria della Trinità, nella teoria della Trinità si manifesta l'idea che l'assoluto è strutturato in maniera dialettica, come tesi, antitesi e sintesi. Questo è il contenuto razionale della teoria della Trinità. Siccome però la rappresentazione religiosa deve mediare questa intuizione alle rappresentazioni del giorno quotidiano, noi immaginiamo questa strutturazione come padre, figlio e Spirito Santo. Evidentemente il rapporto di padre e figlio è un rapporto che è importante nel rapporto tra uomini, ma nell'assoluto all'assoluto non può essere applicato in maniera sensata. E cioè qui, secondo Hegel, la religione cade nell'errore di confondere strutture ideali con rapporti noti dalla realtà che non possono essere applicati se non in maniera traslata all'assoluto. In un certo senso si potrebbe dire, un po' banalizzando la teoria hegeliana, che il problema della religione è che lei antropomorfizza l'assoluto, cioè concepisce l'assoluto secondo delle categorie che sono categorie ingenue perché sono categorie rappresentative. Facciamo un altro esempio. Per Hegel la logica è il principio della natura. Ciò vuol dire che noi, almeno così crede Hegel, possiamo spiegare dall'essenza della logica perché c'è una natura. La natura è principiata dalla logica. Nella teoria cristiana della creazione, noi spesso immaginiamo un uomo con la barba lunga che come un falegname sta facendo il mondo. Ed evidentemente questa rappresentazione è assurda perché, prima di tutto, già concepire la creazione come un singolo atto porta al problema che in questa maniera la creazione del mondo sarebbe avvenuta in un tempo, mentre il tempo è essa stessa una determinazione del mondo che non può essere anteriore alla creazione del mondo. Cioè Hegel ha una concezione della creazione come creazione continua, non come un atto singolo che è cominciata una volta nel mondo. E qui si vede la differenza e l'affinità fra religione e filosofia. La vera filosofia per Hegel tratta dei grandi problemi della religione, il problema perché c'è il mondo, il problema qual è il fine dell'esistenza umana, ma li tratta in una maniera concettuale più pura che riesce ad evitare le rappresentazioni fanciullesche, spesso contraddittorie, nella quale necessariamente si imbattono mito e religione. E Dio, Figlio e Spirito Santo rappresentano appunto per Hegel una rappresentazione del processo dialettico. Ecco, da dove viene storicamente, culturalmente, questa intuizione così profonda e così vera, dice Hegel, dal punto di vista dei contenuti nel mondo antico? Cioè ha delle radici greche oppure proviene tutta da una filosofia, diciamo, che viene dall'Oriente come quella semitica? Credo che su questo problema Hegel non tratti a lungo, per quanto riguarda le genesi storiche della religione cristiana, lui nella filosofia della religione la fa scaturire dalla religione romana, cosa che sorprende a prima vista, ma Hegel spiega il fatto che la religione cristiana si sia sviluppata e abbia avuto una vittoria talmente trionfale nella storia del mondo, con l'esigenza di una riconciliazione fra assoluto e uomo, esigenza che era diventata assolutamente imperativa nella dissoluzione dell'eticità classica. L'eticità classica è dissolta alla fine del tempo della Repubblica Romana, c'è un disorientamento morale totale, la gente è
abbandonata a ciò che Vico chiamava la barbarie della riflessione, crede che tutto sia soggettivo, che non esistano più norme, e questa disperazione alla quale deve portare la posizione relativista porta alla necessità assoluta di una riconciliazione con l'assoluto. E questa riconciliazione dell'uomo con l'assoluto, nella rappresentazione religiosa, viene espressa nella formula «Dio è diventato uomo». Vorrei insistere su questo punto della straordinaria genesi di questa struttura triadica e dialettica che è presente nella religione cristiana, perché è difficile rintracciarla anche nella stessa filosofia greca. Sembra, c'è quasi del miracoloso. No, questo Hegel non lo direbbe. Hegel ha tentato infatti di dimostrare nella filosofia della religione che certe allusioni proettiche a questa struttura triadica si trovano anche in altre religioni, no? Pensiamo alla Trimurti induistica, Brahma, Vishnu e Shiva, della quale però Hegel vede perfettamente che si distingue dalla Trinità cristiana per il fatto che il terzo principio è il principio della distruzione, non il principio della sintesi, della integrazione, della pluralità nell'unità. Ma anche secondo Hegel, già nella filosofia pitagorica, in quella platonica, ci sono elementi prolettici di questa struttura triadica e poi soprattutto nel neoplatonismo. In ogni caso Hegel insiste che la mente umana, anche come intuizione, proprio perché è mente umana, è mente dello spirito, è in grado di avere intuizioni grandiose. In questo Hegel ricorda molto Vico. Come Vico lui accetta una logica intrinseca della mentalità poetica e religiosa che può essere tradotta in termini concettuali. Abbiamo parlato prima della struttura fondamentale di tutto il sistema hegeliano e l'abbiamo distinta in logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito. La logica è definita scienza dell'idea in sé e per sé, cioè del suo primitivo essere implicito fino al suo esplicitarsi. Ecco, questo concetto di in sé e per sé, che poi ritroveremo successivamente anche per esempio nella filosofia di Marx, possiamo provare a spiegare che cosa vuol dire? Sì, in sé per Hegel vuol dire banalmente implicito e per sé esplicito. Mettiamo un esempio. Noi possiamo dire che c'è una razionalità intrinseca nella eticità della persona comune. La persona comune agisce secondo criteri morali che, se però gli vengono chiesti come possono essere fondati, le recano difficoltà e problemi perché non è in grado di esplicitarli. Cioè la persona ingenua non è capace di esplicitare ciò che fa. Lo fa, lo sente, ma non è in grado di razionalizzarlo. E quando diventa in grado di fare ciò, Hegel dice, la sua razionalità diventa per sé. Non è solo una razionalità dormente, ma una razionalità che diventa conscia del proprio atto. Mettiamo un esempio famoso che ci ricorda, che è stato sviluppato dal poeta tedesco Heinrich von Kleist. Lui racconta come conosceva un ragazzo molto bello che gli ricordava quello che tira fuori la spina dal piede, la statua. E una volta il ragazzo che si era fatto male al piede tira sul piede, lui stesso intravede la propria similitudine con la statua greca ed in quel momento perde la propria bellezza, proprio perché diventa per sé. Cioè perché quella struttura che a lui era connaturata, attraverso la riflessione viene perturbata. E Hegel è convinto che attraverso l'atto della riflessione su ciò che siamo, noi perdiamo la immediatezza dell'agire e dell'essere. Però Hegel è convinto che è almeno lo scopo della storia di ritrovare questa naturalezza immediata attraverso la riflessione stessa. La riflessione porta il turbamento, ma è la riflessione anche il principio della riconvalescenza. Quindi bisogna passare attraverso la presa di coscienza, la consapevolezza di se stessi, l'autocoscienza, per raggiungere una forma più alta della spontaneità primitiva. Indubbiamente. E in Giambattista Vico c'è già prefigurato qualcosa di simile, cioè questa distinzione fra l'in sé e per sé.
Vico arriva ad una conclusione analoga o differente da Hegel per quanto riguarda, come dire, la piacevolezza o meno di questa condizione? No, anche per Vico il processo storico è un processo dall'età degli dell'idea all'età degli uomini, è un processo di riflessione, di riflessione esplicita, di esplicazione di ciò che era solo implicito. Vico però è più pessimista di Hegel, in quanto per Vico necessariamente questa riflessione, che scaturisce dal processo storico, porta a una dissoluzione, e solo a una dissoluzione, della eticità originale. Vico non crede che la riflessione sia in grado di fondare la eticità originaria in maniera razionale. Quindi mentre Hegel è molto più ottimista di Vico. Vico, come noto, ha questa teoria dei cicli dei corsi e dei ricorsi, cioè lui crede che il principio della riflessione deve alla fine rincominciare con la immediatezza barbarica, perché esso non è in grado di risolvere i problemi davanti ai quali pone, mentre Hegel sembra essere più ottimistico, anche se in lui ci sono momenti di una struttura ciclica nella storia. Allora, la logica, abbiamo detto, è la scienza dell'idea in sé e per sé, mentre nella filosofia della natura ritroviamo una scienza che è l'idea nel suo essere altro, cioè nel suo farsi esterna ed estranea a se stessa. Ecco, che cosa vuol dire questo? Abbiamo già detto varie volte che per Hegel l'essere naturale è l'essere che è spazio e temporale ed in quanto tale è diviso dall'altro. Qui c'è questo tavolo e qui c'è questa sedia, sono due esseri che a primo sguardo sembrano indipendenti uno dall'altro, mentre nella logica una categoria è in necessaria relazione con l'altra, è in una forma ontologica di idealità, mentre nella realtà naturale la divisione è la caratteristica dominante, la esteriorità che c'è nel accanto all'altro dello spazio e nel dopo l'altro del tempo. Quindi nella filosofia della natura noi ci troviamo soltanto di fronte a ciò che è finito. Sì, però lo sviluppo della natura, secondo Hegel, va verso lo spirito e la sfera ultima della filosofia della natura, la filosofia dell'organismo. Nell'organismo, secondo Hegel, si incomincia a sviluppare quella interiorità che sarà poi la base dello spirito nel sentimento dell'animale. Cioè la natura non è solo il finito, ma è il processo di autosuperazione del finito in direzione verso lo spirito. Bisogna distinguere molto bene tra logica e spirito